Buongiorno a tutti e benvenuti a un nuovo video di Engage Talks, il format di Engage in cui vi raccontiamo le ultime novità del marketing digitale. Fare engagement è da sempre stato uno degli obiettivi principali, della comunicazione e del marketing. Ma come si cattura oggi l'attenzione di un utente sempre più evoluto, complice la rivoluzione digitale? Ne parliamo con Gabriele Pozzi, Managing Director della società di MarTech Giacala, che abbiamo qui collegato con noi. Ciao Gabriele, eccoti qui. Ciao Alessandra. Grazie, Benvenuto, benvenuto a Engage Talks. grazie. Allora, entriamo subito nel vivo di questa chiacchierata. Voi di Giacala siete degli specialisti del digital marketing e non si può non partire da quando si fa una conversazione sul digital marketing, non si può non partire da un'analisi del destinatario del marketing, ossia l'utente. A tuo parere, com'è cambiato l'utente con la rivoluzione digitale? Ah, nel senso, per quanto riguarda Giacala, di solito non parliamo mai di utente, ma parliamo di cliente e consumatore, perché al netto di come il cliente interagisce con l'azienda, quindi in questo caso in maniera digitale, sicuramente dietro l'utente c'è un cliente, c'è un consumatore, c'è una persona che ha un nucleo familiare. Quindi, siccome noi lavoriamo a supporto delle aziende ma a migliorare il valore della relazione con il consumatore finale, per noi il tema è capire meglio il consumatore e cercare di creare maggior vicinanza ed efficacia nella relazione con il brand e con le aziende. Sicuramente il dato ci aiuta e aiuta tutti a guidare meglio queste iniziative di engagement, a cercare di trovare l'interazione migliore, il contatto migliore, il contenuto migliore per far sì che la relazione con l'azienda sia di valore per entrambi. Il cliente è sicuramente più occupato, è sempre più difficile contattarlo, è sempre più difficile ottenere la sua attenzione. Allo stesso tempo, tutti i programmi di engagement dimostrano come c'è un grandissimo potenziale a favore delle aziende per poter stimolare le persone ad accedere ai canali digitali dell'azienda, del brand, per poter raccontare la propria offering. Quindi noi vediamo una crescita importante dei KPI di engagement, di partecipazione da parte del consumatore. Vediamo un'esigenza molto rilevante di riconoscimento da parte del cliente verso il brand, perché i clienti vogliono essere conosciuti, vogliono trovare valore in ogni momento di contatto con il brand, e quindi i programmi di engagement servono a valorizzare questa esigenza reciproca. Noi abbiamo dei dati molto importanti a supporto. Abbiamo un osservatorio: nei nostri programmi di engagement ci sono circa 35 milioni di persone, quasi tutta la popolazione, se fa la somma, e ci danno una serie di dati statistici molto interessanti che ci dimostrano come quasi tutte le generazioni partecipano ai programmi di engagement in modo diverso. Ad esempio, i senior, quindi le persone oltre i 50 anni, sono tra i più attivi perché hanno tempo, perché vogliono capire, conoscere, quindi per questioni demografiche quella è una delle generazioni più interessanti in futuro. Come la generazione più giovani sono ovviamente le più digitalizzate, le più abituate ad accedere, ma con canali diversi da quelli tradizionali. Ovviamente, quando parliamo di engagement, parliamo di un consumatore che non è solo online, che è sicuramente l'accesso online, ma vuole sicuramente avere la possibilità di accedere anche in fisico per comportamenti più articolati e più complessi. Quindi è un consumatore in evoluzione, è un consumatore difficile da raggiungere, in cui che si deve conquistare, con cui si deve conquistare ogni giorno l'attenzione, e sicuramente che è un consumatore che vuole essere riconosciuto per il valore che dà al brand. Perfetto, quindi tu stesso l'hai definito un consumatore in evoluzione, un consumatore che è già evoluto perché comunque l'evoluzione è lunga, quindi diciamo che col tempo sta cambiando ed è già cambiato molto. Ecco, davanti a questo cliente cambiato, evoluto, come si fa oggi a fare engagement in maniera efficace?
speriamo in maniera efficace, lo si fa partendo dal dato. Noi abbiamo, io credo sempre che capire il target con cui si deve fare engagement, quindi un target di consumatori, capire le esigenze dei clienti, aiuta sicuramente a avere idee chiare e poter fare gli obiettivi per cui si fa engagement. Allo stesso tempo bisogna avere delle meccaniche coerenti con l'ingaggio che si vuol fare. Ad esempio, negli ultimi anni sicuramente il recurring engagement, quindi la volontà di creare un ricorrente contatto con il consumatore, perché ormai i programmi di engagement stanno diventando dei programmi di media per i brand che tendono a valorizzare, a dare un motivo per ritornare al consumatore sui canali di digitali del brand. Quindi da questo punto di vista un recurring engagement serve dare un motivo specifico al consumatore per tornare sui canali digitali del brand. Rilevanza dei contenuti, i contenuti, che vuol dire tutto quello che all'interno del programma vedo come un vantaggio, come un contenuto, come un premio, come una meccanica che premia il comportamento che vado a chiedere, è sicuramente il tema chiave. Dal consumatore si aspetta in ogni interazione col brand di avere la possibilità di ricevere del valore. Infine, la comunicazione, che deve essere la UX/UI, che devono essere semplici, veloci, e che in cui io devo, il famoso tempo per cui io partecipo, entro in un programma Eloy, deve essere ben speso. Se è speso per capire come funziona e non per vedere subito il valore della relazione col brand, abbiamo un problema. Quindi da questo punto di vista questi sono gli elementi chiave in un programma di engagement, che deve comunque evolversi nel tempo, come si evolve il consumatore, deve trovare nuove aree di sviluppo per poter rispondere agli interessi e alle aree e alle attese, aspettative date da parte del consumatore finale. Ok, quindi in un certo senso possiamo dire che il concetto di engagement si adatta al cambiamento. Assolutamente. Del consumatore, del cliente. Allora, vorrei parlare un attimino con te di Giacala, perché abbiamo parlato finora un po' in termini generali di engagement, ma voi di Giacala vi siete fatti portavoce di questo concetto particolare di engagement ecosystem. Vuoi raccontarci un po' di che si tratta e come mettete a terra questo approccio? Il concetto di ecosystem è basato sul fatto che ogni persona ha i suoi interessi, e di conseguenza se noi all'interno dell'engagement riusciamo a capire o a richiedere correttamente gli interessi delle persone, possiamo essere ancora più efficaci nell'ingaggiare il consumatore. Quindi tutto parte da una comprensione del dato, che può essere fornito dal consumatore oppure ricavato da serie storiche statistiche. Sulla base di queste, il consumatore ha di solito interessi all'interno del proprio nucleo familiare oppure interessi dichiarati, che aiutano il brand a rendere ancora più interessanti per la persona le iniziative di engagement. Una volta fatto, servono delle piattaforme dedicate che riescano a raccontare contenuti dedicati a queste aree di interesse, e di conseguenza noi creiamo delle vere e proprie spin-off oppure aree specifiche verticali all'interno dei programmi di engagement, che servono a dare ancora una volta in più un contenuto aggiuntivo alle persone, ai clienti finali, per poter entrare e accedere all'interno dei canali digitali delle aziende a determinate offerte. Ovviamente questa evoluzione cosa comporta per l'azienda? La possibilità o di poter avere accesso a delle aree verticali in cui fare proposte specifiche coerenti con quell'area di interesse, a creare un'evoluzione del programma di loyalty, in cui abbiamo detto prima che l'esigenza dell'engagement è essere sempre in evoluzione, sempre creare un motivo in più per al consumatore poter accedere a questi programmi e partecipare attivamente. Il terzo possibilità di evoluzione è creare delle subscription, quindi la possibilità di queste aree verticali con dei contenuti esclusivi per interesse rendere a pagamento, come ovviamente creando una subscription, quindi aumentando il valore della relazione con il consumatore finale, per il brand. Perfetto Gabriele, io ti ringrazio tantissimo per questo approfondimento e spero che tornerai presto nostro ospite per parlare di novità in campo di engagement e delle novità che sono inerenti anche alla vostra società Giacala. Grazie mille. Grazie.